Allora, signori, buongiorno. Direi di aprire i lavori. Ritengo doveroso, prima di cominciare a entrare nel vivo del programma, informare i presenti che l'evento è anche trasmesso in streaming, quindi se c'è qualcuno che ha problemi ad essere ripreso, diciamo, in diretta, lo sa. Detto questo, mi presento per chi non mi conosce: sono Claudio Campobasso dell'ISPRA, del Dipartimento di Difesa del Suolo, Servizio Geologico d'Italia. Ho l'onore di aprire i lavori di questo importante workshop sui sinkhole, che segue quello precedente, che ebbe già una notevole rilevanza nel mondo scientifico. Devo dire che questo di oggi ne ha acquisita ancora di più, perché la partecipazione è stata veramente elevatissima e sta coinvolgendo sempre di più, oltre che gli addetti ai lavori, anche gli amministratori regionali e comunali di quelle aree del territorio italiano che sono soggetti a questo fenomeno particolare di dissesto, che sono i sinkholes. Abbiamo lavorato in questi anni su questa tematica, partendo quasi diversi anni fa con un tipo di ricerca che sembrava quasi di nicchia allora, stiamo parlando di quasi 10 anni fa, e che invece sta portando a dei risultati estremamente qualificanti per il nostro istituto. In quanto diverse amministrazioni, sia regionali che comunali, si stanno avvalendo della nostra banca dati e dei nostri esperti, in particolar modo della dottoressa Stefania Nisio, che è qui alla mia destra, che ritengo probabilmente la principale esperta di sinkhole a livello nazionale, si stanno avvalendo dei nostri dati per la realizzazione proprio di carte specifiche ad uso sia urbanistico che di protezione comunque del territorio in senso generale e delle popolazioni che vi sono allocate. Detto questo, siccome abbiamo un programma molto impegnativo e ci sono diverse personalità che vorrebbero salutare, io lascerei intanto a loro la parola, informandovi che comunque il nostro direttore generale, il dottor Stefano Laporta, arriverà un pochino più tardi, dovrà essere lui di fatto ad aprire i lavori, arriverà un pochino più tardi e quindi saluterà probabilmente anche durante la fase di presentazione proprio dei lavori. A questo punto io lascerei la parola al dottor Brugnoli del CNR, che ringrazio nuovamente per l'ospitalità che ha dato all'ISPRA per l'organizzazione di questo evento. Prego.